Sono stati circa 300 i partecipanti alla Polverosa, pedalata cicloturistica non competitiva per biciclette da corsa d'epoca, che si è svolta nel verde della campagna e delle colline parmensi. Un ciclismo d'altri tempi immerso nella natura, con percorsi che si snodano sia sull'asfalto che su strade ghiaiose, il tutto condito da ristori e degustazioni a base di prodotti tipici parmensi. Senti che spettacolo. Sentiamo i protagonisti dell'evento. Francesco Mosera, La Polverosa, manifestazione d'epoca, un po' più indietro rispetto ai tuoi tempi in cui hai corso. Eh sì, noi facciamo parte dell'epoca quasi moderna, che dopo si è ulteriormente modernizzata e qui ci sono delle bici ancora di prima della guerra o subito dopo la prima guerra mondiale, insomma ci sono dei modelli che non avevano neanche il cambio, era certamente diverso fare il ciclismo di quei tempi. C'è da dire però che a quei tempi lì avere la bici è come avere l'elicottero oggi quasi, no? Perché avere una bici da corsa a quei tempi là era da pochi, ecco. La tua bici ce la vuoi descrivere un secondo? Beh, questa è la bici degli anni 77-78, quando l'anno dopo del mondiale, insomma, erano bici di acciaio, e per quei tempi erano considerate delle fuoriserie. Oggi è tutto cambiato perché c'è stata un'evoluzione soprattutto sui materiali, il carbonio che la fa da padrone, e poi anche tutti i cambi, con i comandi sul manubrio, adesso ci sono anche i cambi elettronici, e si andrà avanti perché la ricerca e la modernizzazione di tutti i mezzi, di tutte le cose che l'uomo usa è inarrestabile. Mugnini Marcello, anche lei è la Polverosa. Sì, è la prima volta che vengo, ho degli amici, il signor Morini lì, che un Francesco ha fatto questo gruppo sportivo, facciamo due o tre gare, questa l'eroica. Ma io non vado più in bicicletta, è solo un patire. Una sana pedalata, speriamo di non cadere, stare attento a quello e basta, poi il resto vende a sé. Non la faremo tutta, di sicuro faremo il corto, o anche meno, ora si guarda col Morini. Gli altri ragazzi sì, ma io e lui no. Grazie. Prelli, presidente dell'Unione Velocipedistica Parmense. Grande manifestazione oggi con la Polverosa, che ha rischiato di diventare un po' fangosa. Sì, il tempo in questi giorni è stato veramente inclemente, ieri c'è stato addirittura un nubifragio, dobbiamo ancora affrontare le strade bianche, speriamo non siano troppo infangate. Niente, bellissima manifestazione, credo circa 300 partenti, la nostra associazione Unione Velocipedistica Parmense insieme a Monticelli Terme 1960 e Punto Blu organizza questa manifestazione in collaborazione ovviamente con l'assessorato allo sport del Comune di Parma nell'ambito di Parma Città Europea dello Sport 2011. Niente, abbiamo degli altri appuntamenti in futuro, non so, se volete posso dirli. Il 26 ci troviamo tutti a Langhirano per la Gran Fondo delle Valli Parmensi con un'altra piccola manifestazione, la piccola eroica delle Valli Parmensi, e poi per chi vuole partecipare al Galibier per la tappa del Tour de France ci sarà il centenario della prima ascesa del Galibier, noi parteciperemo, ma l'organizzazione questa volta è degli amici francesi. Claudio Torelli con una divisa d'epoca, però una bici un po' moderna. Sì, perché quelle che avevo io, che correvo io, le ho regalate via quando ho smesso di correre, le ho regalate dei miei amici come le maglie, così. Un po' di roba ce l'ho ancora, ma come bicicletta non ce l'ho più. Importante comunque era partecipare. Sì, importante era qua partecipare, perché è una bella manifestazione che fanno qua a Parma ed è giusto che i parmigiani partecipino a questa manifestazione, che è molto bella, insomma è una bella cosa per Parma. Giacopelli Sergio, classe 1928, un mito per i cicloamatori di Parma. Loro lo dicono, io ho voluto partecipare lo stesso oggi perché è una grande e bella manifestazione, anche se ho avuto dei problemi, purtroppo con le bici sono caduto e ho avuto un mese d'ospedale e tre mesi a casa. Oggi è la prima uscita, però sono voluto venire lo stesso perché è una manifestazione che ci tengo molto, ho tanti amici, tanta gente che mi vuol bene, pertanto sono molto contento di aver partecipato. Grazie a tutti. La maglia chic, una tua maglia con un po' di buchi, perché?
Ma un po' di buchi, perché praticamente viene dal 1971 in una tappa del Tour Rossier Merlet Marsiglia, che ho avuto il piacere di battere il grande Eddy in volata, 250 km, 45 di media, e la bicicletta è ancora questa, il casco è ancora quello, la maglietta, i pantaloncini, le scarpe e i calzini. Le gambe? Le gambe sono diverse, però da fare queste pedalate mi danno un entusiasmo, una soddisfazione, vedendo la nostra città che cresce nello sport, la nostra provincia, e quindi viva Parma, che ha fatto tanto per lo sport e specialmente per il ciclismo. Assessore Ghiretti, una battuta sulla Polverosa. Abbiamo visto che, nonostante non sia una manifestazione non competitiva, hanno subito svuotato il ristoro, il primo punto. Beh, questo è anche il bello di questa competizione, nel senso che la si vive in amicizia, la si vive tutti insieme, la si vive pedalando, ma anche assorbendo poi i grassi necessari per il mantenimento. Insomma, qualche cosa secondo me di unico nel nostro panorama, di benissimo organizzato, perché è una società che lavora benissimo e allo stesso modo capace ogni anno di crescere un pochino. Ecco, e questa è la manifestazione sportiva che ci piace, perché avvicina tutti, mette tutti sullo stesso piano e soprattutto, appunto, la si organizza, pur non essendo un evento mondiale, in un modo assolutamente impeccabile.